Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Padova. Oggi è un giorno particolare, siamo davanti alla Cattedrale di Padova, dove oggi verrà ordinato il nuovo Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin. Sostituirà Monsignor Adriano Tessarollo, che ha raggiunto i limiti di età di 75 anni. Proviamo a farvi la cronaca di questa giornata intensa e importante, anche attraverso le voci di alcuni sindaci, il sindaco di Chioggia, il sindaco di Porto Tolle e i sindaci di Portoviro e Rosolina. Quanto è auspicabile una continuità di operatività da Tessarollo al nuovo vescovo? Lo chiediamo al sindaco Armelao. Ma penso che ogni vescovo poi, no, decida la propria linea programmatica, ecco. Io ho saputo che il nuovo vescovo sarà più dedicato alle persone anziane, agli ammalati, quindi le prime visite che farà saranno proprio quelli dell'ospedale e della casa di riposo, quindi sposa in pieno la nostra linea anche di amministrazione, vicina alle persone più deboli e alle famiglie in difficoltà. Quindi andremo sicuramente d'accordo, ma andavo d'accordo anche con Tessarollo, insomma. Ecco. Ecco, sappiamo che è la settimana prossima, domenica prossima, che ci sarà appunto la presentazione del vescovo alla cittadinanza, lei naturalmente sarà presente. Secondo lei cosa si aspetta la cittadinanza di Chioggia da questo nuovo vescovo? Penso comunque a Chioggia, diciamo, cioè, la gente è molto attaccata alle parrocchie, alla diocesi, anche i giovani, no? Perché sicuramente punterà anche ai giovani, infatti li vuole incontrare proprio il 30. Penso che insomma Chioggia ha sempre risposto bene, ecco, verso la diocesi, verso la curia anche, c'è una forte partecipazione anche nelle parrocchie, nei patronati, quindi noi come amministrazione comunale, l'abbiamo già detto, saremo di supporto anche alle parrocchie. Credo che il vescovo Adriano fosse una persona molto vicina, molto presente, quindi credo in questa continuità, la presenza e la vicinanza, una parola di conforto, ma anche soprattutto come distribuire i parroci nelle varie parrocchie. Ne siamo stati fortunati fino a questo momento e spero e auspico naturalmente che si possa continuare in questa direzione, ma sicuramente sarà così. Ecco, abbiamo parlato anche con il sindaco Armelao di una continuità con Tessarollo e Dianin. E quanto secondo lei potrà incidere per la comunità polesana il nuovo vescovo? Beh, è una figura comunque importante, credo che la Chiesa comunque, soprattutto in questo periodo anche di Covid, soprattutto per le persone più anziane, lo ricordavo anche prima l'amico Mauro, insomma credo che ci sia un lavoro molto importante e la sinergia amministrazione-Chiesa è fondamentale per questo passo, per andare avanti in questo modo. Allora, quanto è importante questo momento? È importantissimo e poi è una cosa che almeno a me personalmente non è mai capitato di vedere l'ordinazione di un vescovo, quindi c'è anche tanta curiosità e veramente anche tanto entusiasmo perché insomma arriviamo dopo tanti anni, siamo abituati con il nostro vescovo, con Don Tessarollo, quindi siamo anche curiosi di accogliere questo nuovo pastore, speriamo che... E cosa vi aspettate da questo nuovo pastore, dopo aver veramente lavorato, penso, molto bene con Tessarollo? Ma ci aspettiamo sicuramente una valida guida per le nostre comunità, per il nostro territorio, soprattutto in un momento difficile come questo che i nostri paesi stanno attraversando, avere anche un punto fermo, un punto di riferimento dal punto di vista spirituale, credo che sia molto importante anche per i nostri parrocchiani. Fratelli e sorelle dilettissimi, Cristo Signore ci convoca per celebrare l'Eucaristia in questa domenica, Pasqua della settimana, nella quale risuonano in tutta la loro potenza le parole del profeta Isaia. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Cristo evoca questo mistero alle nozze di Cana di Galilea, e lo compie nella sua croce, l'ora delle nozze mistiche con la sua sposa, la Chiesa. Questa relazione sponsale permane nella storia attraverso il ministero del Vescovo, successore degli Apostoli. Oggi questo dono si realizza con l'effusione dello Spirito Santo Paraclito sul nostro fratello, il presbitero Giampaolo, che diverrà Vescovo per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione. Così, per opera della grazia, egli sarà nella Chiesa di Cristo pastore, maestro
e sommo sacerdote del popolo di Dio, per mezzo del Vangelo e dei sacramenti. Sapendo che il Signore Gesù conosce i nostri cuori, imploriamo la grazia di essere rinnovati nell'intimo, perché celebrando la Divina Misericordia possiamo partecipare degnamente a questi santi. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Viene invocata ora l'intercessione dei santi e tutta l'assemblea prega intensamente per l'eletto che si è prostrato a terra. È certamente uno dei momenti più toccanti del rito. Preghiera e fondi su questo tuo figlio con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione per Cristo nostro Signore. È questo il momento centrale dell'ordinazione episcopale. Per l'imposizione delle mani sul capo e la preghiera di tutti i vescovi, l'eletto riceve dal Padre lo Spirito di Cristo, che lo rende capace di reggere e guidare la Chiesa, entrando così nel grande mistero della successione apostolica. Signora Claudio Cipolla, due diaconi terranno l'Evangeliario aperto sul capo dell'eletto. Questo a significare che la parola avvolge e custodisce il mistero del Vescovo e che la vita di lui deve sempre essere intensamente asservita alla parola di Dio. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella Tua Chiesa. Tu, dal principio, hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre.
il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario, a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno, per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio, abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore, sia offerta viva a te gradita, per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo, con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Ora seguono alcuni riti esplicativi. Innanzitutto l'unzione crismale sul capo del nuovo vescovo. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplende in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Cristo.